Una nuova teca innovativa proteggerà al meglio il tondo di Botticelli con un duplice obiettivo: valorizzare e tutelare dai segni del tempo questa prestigiosa opera conservata nei musei civici di Palazzo Farnese. L'amministrazione comunale di Piacenza, attraverso l'ultima variazione di bilancio, ha stanziato circa 18.000 euro per realizzare un nuovo allestimento del dipinto, uno dei più importanti nella nostra città, raffigurante la Madonna che adora il bambino in una splendida cornice intagliata e dorata. Necessita ormai da qualche anno di un rifacimento della teca, per questo l'amministrazione comunale ha messo a bilancio un importo di circa 18.000 euro per il rifacimento della teca, la sostituzione di un vetro con un vetro antiriflesso e soprattutto l'utilizzo di nuove tecnologie per il controllo del microclima all'interno della teca stessa. A fianco a ciò ci sarà un accompagnamento della visita del visitatore, che appunto potrà vedere una pannellistica e potrà affidarsi a spiegazioni molto più sintetiche, soprattutto molto più mirate. Ma il tondo di Botticelli va anche tutelato meglio. Per farlo, il comune installerà alla teca un sistema per il trattamento ambientale del quadro, con controllo a distanza delle condizioni conservative. E non sono le uniche novità in arrivo nei musei civici di Palazzo Farnese. Il Codice Landiano, manoscritto di data certa più antico al mondo della Divina Commedia, sarà al centro di un'esposizione all'interno della sala mostre di Palazzo Farnese, da ottobre fino a Natale.